Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in questo nuovo episodio di Another Life 2.0. Ci troviamo davanti il visetto triste di Penny perché, poverina, guardate un po' come si è svegliata questa mattina. Le sono spuntati un bel po' di brufoletti in faccia. Già alla fine dell'episodio scorso gliene era comparso uno, adesso sono un pochino aumentati. E ragazzi, non poteva capitare in un periodo peggiore perché guardate che giorno è oggi, è venerdì. E domani, ragazzi, ci sarà il tanto sognato ballo studentesco con cui Penny andrà insieme a Blake, e lei ci teneva insomma ad essere carina e invece adesso poverina, mannaggia. Però Penny, non farne una tragedia perché guarda un po' che cosa c'è. Ci applichiamo un bel detergente per il viso, dai, l'abbiamo comprato in farmacia, è quello proprio apposito, Penny, vedrai che mettendoti questo per domani magari la situazione si risolve. O se no, come già dicevo l'altra volta, un bel po' di trucco e non si vedrà più niente. Oh, eccola qua che è tornata un pochino in stato morale migliore. Crisi dell'acne gestita. L'acne non sparisce mai del tutto e può sempre tornare, ma Penelope può stare certa che per oggi non dovrà più preoccuparsene. Esatto. Oh, guardate come è tornata bella energica. Allora ragazzi, oggi manderemo Penny comunque a scuola per conto proprio, perché facciamo un po' di cosine a casa con Fabio e Vero. Fabio tra l'altro sta ancora beatamente dormendo. Allora, vediamo un po', che non mi ricordo se lui aveva sì qualche incarico, chiacchierare con il cliente, scrivere un romanzo di fantascienza e far approvare il libro. Un bel ingaggio, perché ci darà alla fine un compenso di 2.335 simoleon. Ragazzi, come vedete, abbiamo 11.000 e passa simoleon attualmente, quindi stiamo facendo davvero dei bei soldini tra il lavoro di Vero e di Fabio. Allora, Veronica, direi che oggi la facciamo lavorare da casa e la facciamo fare colazione, stare tranquilla e tutto, perché volevo in realtà, vediamo un po' gli incarichi che abbiamo da fare: esercitati a tenere una conferenza, conduci una ricerca, ok, tutte cose abbastanza fattibili e che penso lei possa risolvere in poco tempo, perché dicevo vorrei cominciare a sistemare un po' il giardino per Benino, quindi comprare i fiorellini, farglieli piantare, magari iniziare a dedicarsi un po' alla composizione floreale, che è il nuovo hobby che ha scoperto Vero. Intanto il nostro Manuel sta bello tranquillo dormicchiando, perfetto, e poi nel pomeriggio ragazzi andremo con Penny a scegliere un bel vestito per il ballo, assolutamente sì. E ragazzi, chissà se domani qualcosa succederà con il nostro Blake. Io vi ricordo che lei, ragazzi, attualmente c'ha proprio una cotta pazzesca per lui. Adesso non posso aprire il profilo perché sta a scuola, ma sì, si è presa proprio una bella cottarella. Intanto ci sono arrivate anche le bollette, 2900 simoleon, perfetto. E adesso direi che, visto che Fabio è impegnato qua al computer, Vero va a lavorare più tardi, quindi ha già comprato un pacchetto di semi, lo apriamo e vediamo un po' che fiorellini ci escono fuori. La campanula, ecco qua, che si può piantare solo in estate e primavera, quindi niente ragazzi, siamo in autunno, per cui direi ok che la vendiamo perché al momento non ci serve. Vediamo se comprando un altro pacchetto siamo un po' più fortunati. Allora, fiori base, dai, vediamo questo, coraggio. Estate e autunno, crisantemo, perfetto, e questo ce lo possiamo piantare tranquillamente. Allora, io vorrei utilizzare questi vasetti verticali prima, che li ho usati davvero poco ragazzi, quindi prima ci riempiamo questi e poi facciamo anche lo spazio a terra. Il pollice più verde, l'emozione appena sbocciata è forse segno che gradisce il giardinaggio. Eh sì, assolutamente sì, è un hobby che ha scoperto di recente. Oh, sì, piantiamone solo uno e vediamo nel corso dei giorni come viene fuori. Perfetto, acquisita l'abilità di giardinaggio, la innaffiamo anche se sta per piovere, quindi forse non ce ne sarà neanche bisogno, ma meglio annaffiarlo noi. Intanto qua il tablet lo diamo a Manuel, che ho visto che si è anche svegliato. Poverino, ha tantissima fame.
Per cui chiarito il cibo, avvero, sì, perfetto. Direi in realtà quasi l'ora di pranzo. Gli diamo che cosa possiamo dargli? Beh, un tramezzino a prosciutto e formaggio, dai. Ci sta. Intanto il nostro Fabio ha terminato di parlare con il cliente. Sì, dobbiamo scrivere un romanzo di fantascienza. Ok, però per il momento direi di far lavorare Vero perché ha delle scadenze un pochino più strette, ecco, quindi magari Fabio si occupa un pochino di casa. Qua i pesci che fine hanno fatto, ragazzi? Osserva i pesci. Ok, si sono nascosti. Eccoli qua, era la luce spenta. Questi erano i pesci pescati da Fabio, ragazze. Quindi ci tiene molto a mostrarli a tutti. Eccola qua. Intanto Manuel si prende il nostro bel paninetto e direi davvero di fargli fare queste cosine qua. Intanto che lui mangia così. Approfittiamo un po' del nostro tempo. Allora, carriera di istruzione. Dobbiamo tenere una conferenza. Prima però immagino dobbiamo pianificarla. No, ragazzi, non è vero, ma lo devo fare proprio con un altro sim, per cui il nostro caro Fabio ci farà da ascoltatore, visto che non ha niente da fare al momento, aiuta un pochino la nostra Vero. Intanto Penny è tornata da scuola, oggi aveva anche l'allenamento di football e guardate qui, è stata promossa a compagna di squadra di football. Perfetto, grande così Penny, ma adesso è tempo di pensare a cose ben più importanti. Intanto guardate qua il fumetto, chiedi a un sim per cui è una cotta di uscire. Ah sì ragazzi, mamma mia, spero proprio che domani succederà qualcosa tra loro perché li trovo carinissimi insieme. Però adesso direi che ci chiamiamo le nostre amiche, Ethel e anche Chantal. Gli inviamo un messaggino chiedendogli se ci incontriamo a Frugalité, così l'aiutano a scegliere un bel vestito per il ballo scolastico. Ed eccoci qua, tutte e tre le nostre ragazze insieme. Tra l'altro guardate qua che mi è comparsa la notifica che Penny ha appena acquisito un nuovo stile di vita socievole e assolutamente ci sta. Tra l'altro le mie giornate sono molto più belle con te, grazie di farmi sorridere con Chantal. Eh sì, ragazzi, formano davvero un bel trio di amiche e come vedete, dov'è Ethel? Eccole qua. Vedete che l'hanno recuperato completamente la relazione loro due. Dopo quel piccolo malinteso che c'è stato, sono tornate ad essere ottime amiche, per fortuna. Ma adesso, bando alle ciance, ragazze, venite qua che dovete aiutarmi a scegliere un bel abitino. E loro, Ethel e Chantal, che sono le sorelle di Blake, diciamo che hanno capito che c'è qualcosa sotto, insomma, che questo non è soltanto effettivamente un ballo tra amici per Penny e devo dire che fanno qualche commentino così, qualche frecciatina un po' smaliziata e sono abbastanza contente. Diciamo che entrambe, sì, sarebbero contente se il fratello e Penny si mettessero insieme, quindi le danno più che volentieri una mano. Dai, vediamo se c'è qualcosa di carino. E guardate che bellissimo abito e make-up ha scelto Penny per il ballo. Non stiamo più su frugalité, ragazzi, perché non c'era in realtà vasta scelta. Quindi alla fine sono entrata nel cast per crearle proprio il look ad hoc. Però dai, facciamo finta che l'ha trovato lì, anche se non è così. Ma guardate un po', ragazzi. Oh, cioè, bellissima, guardate un po', ha optato per questo abito lungo, però colorato, insomma, sui toni del celeste verdino, perché secondo me le stanno benissimo su questa colorazione chiara di pelle che ha. Quindi lungo, però non troppo impegnativo, perché è molto floreale e colorato. Mantiene il suo smalto blu perché le piace tantissimo e guardate anche il trucco, tutto bello sbrilluccicoso, è sempre un po' in tinta con il vestito. È bello intenso, si vede però non troppo acceso, diciamo, ho schiarito un pochino la tonalità e guardate un po', poi questa bella acconciatura così. Cioè, ragazzi, se Blake non si innamora all'istante di Penny, non so veramente che problema abbia. A questo punto, visto che lei ha fame, le farei prendere qualcosina, un bel panino vegetariano, perché lei è vegetariana e me lo scordo sempre, mannaggia la miseria.
E niente, quindi adesso rimarrà un pochino a chiacchierare con Ethel e Chantal e poi torneremo a casa, ragazzi. E sarà quasi giunto il momento del ballo, quindi ci rivedremo direttamente al grande evento. Intanto, ragazzi, Veronica ha voluto scattare un sacco di foto a Penny così vestita. Guardate Penny come si presta bene, si è messa tutta in posa, super trendy, perché assolutamente vuole ricordare questo momento. E quindi vai, guardate, sta praticamente dietro casa, quindi c'è lo sfondo del laghetto con gli alberi, davvero molto molto bella. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati al ballo e Jake anche è arrivato con noi. Guardate che carino anche lui, come si è vestito. Mi piace un sacco il rosso, poi è in tinta proprio con i suoi capelli. E ragazzi, ci ha invitato qua a ballare insieme, ma giustamente è un ballo e quindi dai Blake, ci scaldiamo un pochino e poi chissà ragazzi se più tardi riusciamo anche a fare un ballo lento. Eccoli qua, si stanno scatenando in pista ragazzi. Chiacchieriamo qua, vedete che li trovo forse un pochino impacciati, secondo me sono un pochino intimiditi, sapete, magari c'è anche un po' di gente, però ragazzi, piano piano, secondo me si sciolgono, anzi facciamo così, andiamo qua insieme e prendiamoci qualcosa da bere. Dai Blake, che dopo tutto questo scatenarsi in pista ci sta qualcosa di fresco, vieni qua. E tanto direi che complimentiamoci per l'aspetto, assolutamente sì, perché è vestito proprio molto molto carino. Poi ci prendiamo un succo di frutta, ok, guardate qua, sì ragazzi, mi sa che Blake apprezza un sacco il complimento. E votiamo per il sinsolando del ballo studentesco, ma ragazzi direi di no, perché Penny secondo me adesso è presa da tutt'altro. Eccoli qua, guardate, lui è flirtante, le cose si stanno mettendo più che bene. Ecco qua che chiacchierano e dai, proviamo un attimino a provare così un piccolo flirt in maniera molto leggera, ecco, vediamo un po' se l'accetta lui. Ah, però aspettate che, sapete, non so se gli ho mai chiesto le preferenze romantiche e quelle di scappatelle, ragazzi, perché metti caso che ci arriva una qualche sorpresa. Ecco qua, vediamo che cosa ci risponda. Tra l'altro dobbiamo chiedergli in realtà anche ufficialmente se è single. Allora, ha preso l'orientamento romantico. Al momento mi sto ancora guardando intorno per cercare di capire. Ok, quindi comunque non esclude la possibilità a priori. Abbiamo scoperto anche gli interessi di Scappatella. Ok, e aspettate però che li voglio vedere da qua. Esplorazione romantica, sì. Corteggia donne, Scappatella sia donne che uomini. Ok ragazzi, allora direi che abbiamo sicuramente un bel po' di possibilità. Penny dopo questa rivelazione ha preso un succo di frutta. Ha bisogno un attimo di ridratarsi. Ok, e allora io direi, ma visto che qua abbiamo questa bella cabina per farci le foto, ci scattiamo una fotografia, dai, la facciamo un po' maliziosa con Blake. Non c'è ancora romantica perché ancora non nessuno dei due si è sbilanciato in tal senso, però una un po' maliziosetta, spiritosetta, secondo me ci sta. E tra l'altro è anche fra gli obiettivi del ballo, quindi fantastico. Inizia anche la premiazione, ma come vi dicevo non ce ne interessa assolutamente niente. Al momento Penny ha occhi solo per Blake. Dai, che ne dici di farci una foto ricordo insieme di questo evento, Blake? Ci stai? Ecco qua ragazzi, stiamo entrando a farci una fotina. Proseguiamo la festa, ti va di venire al dopo festa? Sì, con amici, sì assolutamente ragazzi, andiamo con il nostro Blake e vediamo un po' dove ci portano a questo punto. Ok, stiamo praticamente sul molo di Copperdale, perfetto. In realtà ragazzi avevo già in mente di andarci con Blake dopo, quindi perfetto. Ci siamo cambiati perché fa
freddino, ma ci può stare assolutamente. Abbiamo guadagnato un premio di bronzo al ballo perché non abbiamo fatto tutti gli eventi compresi, ma ragazzi, non fa niente perché la cosa importante era divertirsi con il nostro Blake e vediamo se finalmente riusciamo a fare queste benedette fototessere perché niente, al ballo è sempre stata occupata la cabina e non ci sono ancora riuscita, mannaggia. Niente ragazzi, non riesco a fare queste dannate fototessere, non so perché, mi continuo a dire come se fosse occupato o non funzionasse, mannaggia. E allora sapete che facciamo? Però siccome io assolutamente voglio una foto ricordo di questo evento, scattiamo una foto con Blake, ci facciamo un selfie normale, dai, meglio di niente. E spero che questo almeno ce lo faccia fare. Oh sì. Perfetto, dai, almeno abbiamo un ricordo, ottimo. Oh ragazzi, guardate che carina, e Penny gli sta dando un bacino sulla guancia. Certo, non viene proprio benissimo la foto perché è troppo ravvicinata, però secondo me è comunque molto caruccia, per cui eccoci qua. Magari ne diamo anche una a Blake. Ecco qua, guardate, gli ne sta regalando una tra le varie che ha fatto. Oh, evviva così, almeno l'abbiamo entrambi. E ragazzi, a questo punto io direi che intanto proviamo un attimino a fare un altro flirt così e vediamo un po' se Blake ci sta. Mi sembra proprio di sì. Intanto sta calando tantissimo la responsabilità a Penny perché sta infrangendo il coprifuoco, ragazzi. E quindi mi sa che quando tornerà a casa, conoscendo la nostra Vero, non sarà proprio contentissima della cosa, però ragazzi, Penny si sta divertendo troppo con Blake. E ragazzi, assolutamente, prima di tornare a casa ne voglio approfittare per fare un giro romantico qua nel tunnel dell'amore con Blake. E poi chissà che cosa succederà all'interno, ragazzi. Intanto vediamo se Blake si accetta. Perfetto! Oddio ragazzi, sono emozionatissima per loro. Dai Blake, andiamo insieme, godiamoci questo bel giro e beh, quel che succederà, succederà ragazzi. Oh oh, inguaribile romantica. Penelope si aspettava che i carrelli delle coccole fossero romantici, ma senza rendersi conto dell'effetto che avrebbero avuto su Blake. Con le guance arrossate e un sorriso civettuolo, Blake sembra interessato a portare avanti una relazione. Chiude gli occhi e si protende verso Penny. Oddio ragazzi, sì, che bello! Possibile che Blake si stia avvicinando per un bacio? O sta solo riposando gli occhi per riprendersi da tutte le luci e i suoni dell'attrazione? Ma no, dai! Penny deve scegliere dichiarare le proprie intenzioni e andare incontro a Blake o tirarsi indietro cercando di ridimensionare la situazione, ma assolutamente no! Punta a un bacio! Penelope decide che vale la pena di correre il rischio e si stringe a Blake, che probabilmente se l'aspettava. È andata! In effetti Blake stava proprio pensando la stessa cosa e i due si danno un bacio appassionato che potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa di davvero speciale. No ragazzi, allora aspettate, aspettate un attimo però che io voglio capire bene la situation. Quindi apriamo il profilo di Blake. Guardate un po' sentimenti di Blake per Penelope, impressionato dall'invito al ballo studentesco, non si è sbilanciato più di tanto, però ragazzi guardate qua che cosa è comparso, interesse romantico, è presto per dirlo ma potrebbe esserci qualcosa e infatti sì, vedete che la barretta rosa ha iniziato a salire e io però ragazzi questo bacio lo voglio vedere, cioè non accetto che sia nascosto, lo voglio assolutamente vedere, quindi direi tieni la mano e poi sì, intimità fisica, magari ci abbracciamo un pochettino e alla fine un bel bacio, assolutamente sì ragazzi. Non c'è proprio l'interazione primo bacio perché evidentemente l'ha contata dentro al tunnel, però niente ragazzi, oddio guardateli, che carini. E ragazzi direi che questo momento merita una bella foto a tutti gli effetti. Sì sì, finalmente ragazzi questi due piccioncini hanno iniziato qualcosa e sono felicissima
Direi che però a questo punto ci fermiamo qui con l'episodio di oggi. Nel prossimo cercheremo un po' di capire l'andazzo di questa storia. Insomma, se per Blake è stato solo un momento così dettato anche dall'emozione del ballo, o se davvero c'è la strada per insomma andare avanti a qualcosa di più importante. Però ragazzi, secondo me sì, perché guardate come la barra rosa sta salendo rapidamente. Sta della reazione attuale, piccioncini. Sì, ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete like, mettete anche mi piace alla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. E niente, noi ci rivediamo presto nel prossimo episodio, anche se a Penny, aspetta, mi sa tanto un bel rimprovero di Veronica, perché guardate ragazzi che ora si è fatta, sono le 2 di notte, mamma mia, vero sarà, mi sa furiosa, ma lo scopriremo anche questo la prossima volta. A presto, ciao ciao!